Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Questo è il primo episodio di Inside Game by Spiga98, la serie di video in cui recensisco giochi per voi. In questo primo episodio parliamo di Need for Speed World, anche chiamato Need for Speed World Online, un episodio della serie Need for Speed pubblicato dalla società statunitense Electronic Arts, co-sviluppata con altre società minori. Principalmente è un simulatore di guida in modalità multiplayer. Viene lanciato il 9 settembre 2010, inizialmente gratuito sino al 10° livello e a pagamento per arrivare sino al 60° attraverso un pagamento di 20€ con il quale si guadagnava uno starter kit che comprendeva i 50 livelli e degli omaggi, tra cui macchine e monete virtuali. Successivamente viene reso completamente gratuito a tutti i giocatori. Infatti il gioco è scaricabile gratuitamente dalla piattaforma di Steam. Il gioco non ha una trama, ma riesce comunque a coinvolgere il giocatore con gare clandestine in multiplayer e inseguimenti della polizia. Il gioco presenta anche le abilità speciali, nel gergo dei gameplayer, le skills. Ogni giocatore ha la possibilità di creare un proprio garage di auto, che si possono acquistare con le monete virtuali del gioco e possono essere anche modificate per aumentarne le prestazioni o cambiarne l'estetica. Nell'aprile del 2013 è stato aggiunto un sistema di achievement che consente di ottenere delle ricompense al raggiungimento di determinati obiettivi. Se volete che faccia dei gameplay sui giochi che recensisco, fatemelo sapere con un commento o utilizzando l'email che trovate nelle info del mio canale. Questa puntata finisce qui, ci vediamo nel prossimo video di Inside Game by Spiga98. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google+, sul mio sito spiga98.x10.mx e su Facebook, digitando facebook.com/spiga98official. Io sono Spiga98, ciao a tutti. Ciao!